No, no, però, l'esistenza dell'ordine dei giornalisti non è un po' in contrasto anche con questo articolo? In teoria no, nel senso che la l'ordine di, non è vietato a chi non è giornalista di esprimere liberamente il proprio pensiero. Quindi tecnicamente, se fosse fatto obbligo di essere necessariamente iscritti all'albo dei giornalisti per apparire in televisione, aprire un blog adesso che abbiamo internet, indubbiamente sì. È fatto obbligo di essere giornalisti per determinate qualifiche nella carta stampata, per determinate, ma anche sui giornali sono liberissimi di scrivere anche chi giornalista non è, quindi in questo senso non è in diretto contrasto. Poi che i vari ordini, che siano giornalisti, farmacisti, notari, siano effettivamente sottoponibili, ecco, a una critica di corporativismo, quello è tutto un altro paio di maniche. Passare al 29, Adele, su. Passo al 29. Allora, articolo 29, anche qua appunto. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio, e qui ci dice sostanzialmente poco e nulla, nel senso non ci individua che cos'è questa famiglia, né tantomeno che cosa si intenda come società naturale. Però ci dice che la Repubblica ne riconosce i diritti. Al secondo punto dice che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e come abbiamo visto prima, aspetteremo il 75 prima che vagamente sia messa anche sulla carta, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Questa cosa significa, al di là poi delle discussioni, parleremo dopo, c'è anche uno spazio sulla recente sentenza della Consulta sul matrimonio gay, sostanzialmente questo è un riconoscimento, una garanzia costituzionale, da un lato di rispetto dell'autonomia della famiglia, quindi intesa come quelle formazioni sociali che abbiamo visto all'articolo 2 che garantiscono il libero sviluppo della persona, quindi come una formazione sociale particolare, degna di una tutela specifica. Dall'altro però non permette questa garanzia costituzionale che si trasformi quella della famiglia in sovranità, cioè l'autodeterminazione della famiglia va comunque ristretta e ricondotta nei limiti della legge. Sarebbe come dire: io riconosco nell'ambito della tua famiglia, tu nei limiti puoi educare i tuoi figli come vuoi, non puoi avere però quattro mogli. Quindi autodeterminazione nei confini individuati dalla legge, sì, in quanto formazione sociale particolare. Sovranità della famiglia addirittura sulle leggi dello Stato, no. E questo è un punto anche che ci si dovrebbe ricordare, soprattutto quando si parla di multiculturalismo o ad esempio a fronte di proposte come ci sono state ad esempio quelle della Lega di passare l'infibulazione col ticket. Insomma, ricordiamoci sempre che l'autodeterminazione dell'individuo e quindi il culturalismo, nel senso di multiculturalismo del singolo individuo, non può certo andare contro a quelli che sono i principi fondamentali del nostro ordinamento, che sia appunto un individuo che sia una formazione sociale come quella della famiglia. Chiaramente l'articolo 29 ne lascia apertissimo tanto il dubbio su cosa sia questa famiglia legittima, che non viene nominata, ma che la dottrina invoca grandi nomi, quindi qua si dice l'articolo 29 parla solo di famiglia legittima, legittima perché fondata sul matrimonio, e che cosa sia e che diritti o meno possa avere anche alla luce dell'articolo 29, come si dice in giurisprudenza, col combinato disposto dell'articolo 3, che mi dice che però nessuno deve essere discriminato, che cosa allora si intende, che tutela si può dare alla famiglia di fatto? Fino a prova contraria è una realtà presente nella Costituzione materiale e che qui sembrerebbe non trovare spazio alcuno di garanzia di diritti, nonostante l'articolo 3, quindi l'apertura della Costituzione, ci garantisca che siamo tutti uguali. Beh, io sì, voglio dire una cosa sull'articolo 21. Per quanto riguarda la stampa, che non può essere soggetta a censura, io penso che questo articolo è dedicato a tutti quei giornalisti che pagano con la vita per il loro coraggio. Penso, non so, a Cristina Parodi, Bruno Vespa, Silvia Teofanini, quella di Verissimo, ma che giornalisti, giornalisti scomodi, che dedicano la loro vita a fare domande, anzi a non fare domande ai politici soprattutto. Io mi ricordo che Bruno Vespa una volta ha chiesto ad Agnelli una domanda veramente: senatore, come va? Con il
qualcosa di veramente forte. Oppure Matrix, lo vedete mai Matrix su Canale 5, seconda serata? Matrix ha avuto il coraggio di ospitare quel personaggio, quello che apprezzo della sua vita, quello che è Corona, Fabrizio Corona. Vabbè, lasciamo. E poi sull'altro comma importantissimo che ognuno può esprimere, no? Giusto? Questo, eh? E vi dico solo che noi, che la Ruar ha voluto mettere sugli autobus la scritta Dio non esiste, ci hanno fatto ieri. Questo è l'articolo 21, l'applicazione dell'articolo 21. Oh, sull'articolo 29, io mi domando che cos'è questa la società naturale. È una società che vive in mezzo alla natura, è ovvio, e che beve acqua minerale naturale. E questa è la spiegazione. È una società che vive nel bosco, che si sveglia, no, c'è telefonini, niente computer, niente serie sveglie, niente iPod, niente BlackBerry, no? E che si sveglia al canticchiare del gallo, da degli uccellini, che vada nuda, e poi si accoppia e si sposa, però. Uomini, donne, donne con donne, uomini con uomini, quindi matrimonio gay non è in contrasto, perché è una società che vive libera, che beve acqua della cascata, che fa i bisogni così, in mezzo alla natura. Oh, su. Bene, non è certo una società naturale. Una famiglia in cui entrano 1.500 euro al mese e se ne pagano 1.600 di mutuo. Andiamo avanti. La consulta di semmai lo facciamo dopo. Dopo? Torniamo sui gay dopo. Vabbè, se no, brevemente. I gay tornano. Notizia, insomma, notizia degli ultimi giorni, anche lì apparsa sui giornali, come la consulta dice no ai matrimoni gay. Dov'è la questione? Non è esattamente andata così, nel senso la Corte Costituzionale ha dichiarato non ammissibili i ricorsi che venivano proposti. Questi ricorsi erano stati proposti dal Tribunale di Trento, no, Tribunale di Venezia, la Corte d'Appello di Trento, sostanzialmente sulla base del fatto che alcuni articoli del Codice Civile prevedevano espressamente come coniugi un uomo e una donna, quindi marito e moglie. Mentre invece la Costituzione, avete visto, parla di coniugi genericamente, parla di matrimonio, ma non sta a specificare. Qualche costituente ce la racconta, giusto? Quindi, questi codici, questi articoli del Codice Civile, molto più dell'articolo 29 della Costituzione, che in realtà tace, non lo fa apposta, ma tace sul punto. Anche perché ai tempi i costituenti non pensavano al matrimonio. Esattamente, quindi comunque tace, in contrasto comunque con l'articolo 2, abbiamo visto la Repubblica tutela i diritti fondamentali dell'individuo, e l'articolo 117 è quello che dice che la potestà legislativa dello Stato va comunque esercitata nel rispetto della Costituzione e nel rispetto del diritto comunitario, quindi anche del diritto degli altri paesi in realtà dell'Unione Europea, mirava a sottolineare il ricorso. Quindi questi articoli del Codice Civile sarebbero stati in contrasto con la Costituzione e quindi si chiedeva alla Corte Costituzionale sostanzialmente di sancirne l'illegittimità. La Corte Costituzionale sostanzialmente ha risposto che non ha detto di no, ha detto che il Codice Civile effettivamente contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, ma non per questo può considerarsi incostituzionale. A parte perché ha dato il fondamento nell'articolo 29, ma anche perché, così dice la Corte, la normativa medesima non dà luogo ad una ragionevole discriminazione in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. Questa è la prima parte che dice la consulta. La consulta dice no, non vi posso accettare il ricorso perché questi articoli non sono in contrasto con la Costituzione, perché comunque i padri costituenti c'hanno minimamente idea nel 48, vagamente, neanche per niente, quindi non si può tirare fuori un dato che non c'è dall'articolo 29, c'è qua un pezzo che parla proprio di questo dopo specifico. Oh, scusa se ti interrompo, no, quell'esclusivamente però è abusivo, detto, perché logicamente è sbagliato, perché non è che il Codice Civile dice che sono vietati
i matrimoni tra le persone allo stesso sesso. No, contempla. Il codice civile contempla il matrimonio. Esclusivamente, però. Esclusivamente nel senso che non ne parla. Eh no, che contempla un solo tipo, però. Ma se non ne parla non vuol dire che esclude l'altro, vuol dire che non ne parla. No, infatti logicamente non dice non che è esclude, vero. No, non dice che esclude. No, logicamente no. Regge. La frase della consulta, però, logicamente regge. Dice che contempla esclusivamente un tipo. È come se io do un catalogo con un solo oggetto nel catalogo. Contempla un tipo, ma esclusivamente sembra che voglia escludere altre cose. Invece lui parla solo di quello e gli altri... No, la Corte dice il matrimonio, così come disciplinato nel codice civile, è tra uomo e donna. Non ci sono santi. Certo.